Il teatro come veicolo di promozione della cultura veneta, questo è ciò che deve diventare il teatro stabile del Veneto, secondo le direttive del nuovo consiglio di amministrazione del nuovo presidente Angelo Tabaro. Una virata che punta a valorizzare le esperienze di ricerca e di talento che le numerose compagnie del territorio sono in grado di proporre, evitando però il rischio di approdare in una dimensione localistica della produzione drammaturgica. Noi dobbiamo pensare che il teatro veneto è, con quello napoletano, il teatro italiano. Noi abbiamo Goldoni, abbiamo Ruzzante. Beh, Goldoni è un prodotto culturale di altissimo livello e l'obiettivo è quello che questo spazio teatrale del Goldoni a Venezia sia uno spazio aperto tutto l'anno, tutti i giorni, e che diventi la casa di Goldoni, cioè la casa non intesa come il luogo dei documenti, ma il luogo dove si rappresenta qualcosa di Goldoni. In quest'ottica è difficile immaginare una riconferma alla direzione artistica di Alessandro Gassman, in scadenza di contratto a giugno 2014. Non abbiamo deciso nulla in merito, abbiamo però cominciato una riflessione su quali sono, diciamo, le caratteristiche che dovrebbe avere, per rispondere a questa politica culturale, il nuovo direttore artistico. Un direttore artistico che dovrà essere veneto, quindi? Non necessariamente. Cioè, l'importante è che il direttore artistico abbia delle capacità organizzative da saper dialogare con tutta la realtà che nel Veneto esiste. Ci sarà ancora attenzione per i giovani? Beh, direi che è una delle cose principali. Dovremo riuscire a mediare, a far rendere compatibile quelle che sono le esigenze dei vecchi abbonati con le esigenze dei giovani, con lo spettacolo d'avanguardia. Dovremo rapportarci con la Biennale, perché la Biennale Teatro è una realtà nel territorio.